Cari amici di Live FVG, oggi la rubrica Cucina e Gusto si occuperà chiaramente di come si prepara il gelato. Quindi passiamo dai primi, secondi, pesce, carne e quant'altro al gelato. Come si prepara il gelato? Allora, oggi andremo a preparare un gusto alla frutta, precisamente il gelato al melone. Andremo aggiungendo 700 g di zucchero, 1 litro d'acqua e 2 kg di melone fresco tagliato. Non si usa il latte quindi quando si fa il gelato alla frutta? Per la frutta si usa esclusivamente acqua, zucchero e frutta fresca, mentre per il gelato le creme, base bianca che è ottenuta da latte, panna e zucchero. Ci fai vedere come si prepara? 100 g di zucchero e ora aggiungeremo i 2 kg di frutta fresca. Col mixer andremo a frullare il composto. Lo frulleremo prima di ottenere una soluzione omogenea. La miscela è pronta. Ora andremo a mettere in macchina il composto. Metteremo 5 minuti per la preparazione del gelato. Il gelato è pronto ed è arrivato a una temperatura di meno 5. Andremo a destrarlo mettendolo in una vaschetta che avremo preraffreddato prima in abbattitore. Abbiamo visto come si prepara il gelato alla frutta, adesso vediamo come si prepara il gelato con il latte, invece le creme per tanto. Giustissimo, allora oggi andremo a preparare il gelato alla nocciola. Il latte da dove viene? Avete il latte di mucca, che tu mi dici si dice vacca da perito agrario, però io sono abituato a chiamarla mucca. Abbiamo latte di pezzata rossa, crudo, praticamente la stalla ogni giorno ci porta la quantità che noi indichiamo, che possono essere 40, 80 o 120 litri, ci porta il latte crudo, semplicemente refrigerato. Dopo io lo andrò a mettere in questo macchinario, che è un pastorizzatore, che lo porta da una temperatura di 4 gradi ad 85 per 20 secondi. In questo arco di tempo il latte si pastorizza e quindi viene sterilizzato. E dopo lo riporta semplicemente a una temperatura di 4 gradi e lo mantiene fino all'arco dell'esaurimento. Adesso andremo a spinare. Ora peseremo 3 litri. Adesso andremo ad aggiungere la pasta nocciola, che sono semplicemente delle nocciole frullate. Mescoleremo il composto. Adesso la miscela è pronta e la mettiamo un'altra volta in macchina. Andiamo a prendere la vaschetta portata. Con le noccioline. Finale con le decorazioni di un po' di nocciole tostate.